Ci siamo, benvenuti a questa nuova puntata di Polifemo, una puntata diversa dalle altre. Nella prima parte ci occuperemo dello sciopero indetto dall'USB Taranto. Nella seconda parte invece ci occuperemo di problematiche cittadine legate al traffico, legate alla crisi del commercio. Saremo a Taranto in via Cesare Battisti per parlare dello scandalo della installazione di un cordolo, anzi di più cordoli, ma questo nella seconda parte. Dicevo, prima parte dedicata allo sciopero dell'USB e come recita lo slogan, la salute, lo striscione, la salute, l'ambiente e i lavoratori non si affittano e non si vendono. Un monito molto forte lanciato da USB Taranto. Al momento della registrazione, ora siamo infatti dinanzi alla portineria A dell'Ilva di Taranto, sono le ore 6:30 del mattino e quindi siamo proprio all'inizio di questa giornata di sciopero, dicevo, proclamata da USB Taranto, una manifestazione che non vuol riguardare soltanto l'Ilva, ma riguarda la situazione industriale di Taranto, i pericoli connessi all'ambiente e al lavoro. E infatti la manifestazione parte dall'Ilva e si sposterà, si snoderà sino all'Eni. Ilva ed Eni, due realtà davvero significative del dramma industriale di Taranto. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, una manifestazione che vuol rivendicare innanzitutto il diritto alla salute e la dignità dei lavoratori. Nel volantino che avete fatto affiggere dinanzi alle varie portinerie avete sottolineato il fatto che il sacrificio di una giornata lavorativa di 80 euro certamente è un sacrificio che vuol far comprendere che le ragioni nazionali del PIL non possono schiacciare appunto certi diritti sacrosanti. Sì, esattamente come anticipavi tu. Noi abbiamo fatto un volantino, l'ultimo, dove abbiamo detto ai colleghi che 80 euro è un sacrificio per tutti perderli, però per noi oggi è un investimento perché si dà un segnale forte rispetto a quello che è un'azione di governo che va nettamente contro quelle che sono le esigenze dei lavoratori e della città tutta, un'azione di governo che sta riproponendo sullo stesso schema quello che è successo già 20 anni fa con i Riva, che è assurdo constatarlo, ma la situazione rispetto a 20 anni fa è pressoché identica. Un'azienda che viene regalata al privato, i lavoratori che vengono affittati o venduti allo stesso privato saranno sostanzialmente sfruttati. Abbiamo decine di casi negli ultimi 20 anni in Italia, l'ultimo è Piombino, ricatti occupazionali. Dal punto di vista della salute, Taranto, passi in avanti non se ne sono fatti, anzi la politica ha pensato bene di chiudere pure i due pronto soccorsi di Paolo VI e di Grottaglio. Quindi un mix di situazioni che non dà nessun tipo di risposta rispetto a quello che è stato lo studio Sentieri, le decine di relazioni mediche fatte sull'eccesso di tumori a Taranto e su quella che è purtroppo la condizione dei lavoratori. Ecco, Rizzo, voi avete anche evidenziato il fatto che Taranto avrebbe bisogno di una, per Taranto andrebbe adottata una legge speciale ad hoc, innanzitutto con riferimento all'amianto, alla diossina e quant'altro. Beh, in un paese normale l'avrebbero già fatto. Il problema è che noi abbiamo un governo che non rispetta i diritti costituzionali, un governo che attende, un governo che si arrega il diritto di trovare soluzioni rispetto a quelli che possono essere i problemi del PIL nazionale e non i problemi di una popolazione che sta soffrendo a causa di una concentrazione di grandi industrie che credo non abbia, in un territorio così piccolo, non abbia eguali in tutta Europa.
un governo che dovrebbe partire dai lavoratori, dal bene primario, dalla salute, tutelando i lavoratori dell'Ilva che sono stati soggetti per anni a respirare amianto, a lavorare con amianto. Ancora oggi abbiamo oltre 1 miliardo di siti presenti nello stabilimento, la diossina, gli agenti cancerogeni in genere, e noi sappiamo che abbiamo reparti dello stabilimento che producono i peggiori veleni che la chimica possa oggi. E proprio sulla scorta di questo, a un certo punto uno si chiede perché 10 decreti e neanche una parola sui lavoratori dell'Ilva di Taranto, dopo che all'interno dello studio Sentieri si capisce chiaramente che la logica è che noi avremo un'aspettativa di vita inferiore rispetto agli altri lavoratori, proprio perché siamo soggetti a tutte queste sostanze. Con lei ha parlato di decreti, e questi decreti vengono sfornati quasi fossero pizzelle, uno di l'altro. Il governo non riesce a trovare soluzioni e con questi decreti tende a procrastinare il problema, non riesce a risolverlo e cambia, come dire, terapie su terapie. Siamo al momento a quota 10. Ma in realtà, allora, uno potrebbe dire è un governo di dilettanti, e su questo non c'è dubbio, perché poi paradossalmente questo è un governo fatto da ex sindacalisti, la materia del lavoro la dovrebbe conoscere benissimo, però è paradossale scoprire che sono gli stessi poi alla fine che votano il Job Act e che fanno i 10 decreti sull'Ilva di Taranto, quindi già su questo, come dire, bisognerebbe fare un'analisi seria. E poi c'è un fatto che credo che sia, come dire, sia quello che colpisce di più. Se noi facciamo un'analisi da dove siamo partiti e dove stiamo arrivando, noi stiamo riproponendo esattamente lo stesso modello di privatizzazione che abbiamo riproposto con il Riva, con la differenza che a quelli che verranno, Arvedi, gli stiamo dando anche l'impunità, memori di che cosa? Degli errori fatti del passato, cioè di aver lasciato scoperti da quel punto di vista la famiglia Riva. Quindi la logica del governo qual è stata? Diamo lo stabilimento all'ennesimo privato che si chiama Arvedi, Mercegaglia, poco importa, ma gli diamo la garanzia che rispetto ai reati ambientali non può andare in galera, quindi lo blindiamo. Quasi un incentivo a dire prendetevi l'Ilva, ve la stiamo dando e vi conferiamo l'impunità, cosa che in un paese che si dichiara democratico è fuori da ogni logica. Nei regimi medievali, nei paesi sudamericani esisteva o forse ancora esiste questa impunità. Sembra quasi l'infallibilità del Papa, il dogma dell'infallibilità del Papa. Non possiamo punire eventualmente chi contravviene alle normative in sicurezza, in ambito di sicurezza sul posto di lavoro e in ambito ambientale. Sì, esattamente così, credo che sia una legge che tutti gli estremi di incostituzionalità ci sono. Sì, e diciamo che fa riflettere poi che il governo, un governo democratico, che si definisce democratico, sforna una legge di questo tipo. Lo stabilimento non lo pagherà nessuno, lo pagheranno i contribuenti. C'è chi viene non ci metterà un euro, questo è chiaro, che qui la logica è un'altra. Veniamo, prendiamo lo stabilimento, abbiamo carta bianca, perché avremo carta bianca sullo stabilimento, avremo l'impunità, quindi continueremo a spremere il limone e fra 3-4 anni, scusa la volgarità, butteremo un calcio nel culo a tutti quanti e andremo via. Questa è la fine di Taranto. Ecco, parlando delle cordate, almeno dei nomi più accreditati per l'acquisto dell'Ilva, lei come vede questo giro di nomi? Forse non è che poi cambierà molto. Una barzelletta lo vedo. Cioè Mittal che perde fatturato in maniera pesante, Mercegale che non c'è una lira indebitata, Arvedi che non c'è una lira. Ma poi anche su questo, diamo un'occhiata allo stabilimento di Arvedi. Guarda, io sono stato, manco a farla apposta, sono andato, ho fatto una settimana di ferie e sono andato fuori Italia, sono passato da Trieste. Tornando con mia moglie in macchina, a un certo punto ci siamo affacciati su una strada di collegamento, si vedeva lo stabilimento, e quindi la famosa Ilva di Trieste, di Arvedi, la famosa Ferrira. E lì a un certo punto mi sono, con la macchina, scattavo alcune foto dall'esterno. E mia moglie ha detto, ma che cos'è? E gli ho detto, guarda, è lo stabilimento Ilva di Trieste. L'equivalente dell'Ilva di Taranto. E mia moglie ha detto, vedendolo da fuori, ma da quant'è che è chiuso? Già dava l'idea di una cosa morta, per così dire. Io le ho detto, no, guarda che è in marcia.
paradosso è questo, cioè io non posso immaginare, ma non ci voglio credere, al fatto che uno che non è capace di avere ecocompatibilità su uno stabilimento così piccolo, anche lì a Trieste il conflitto fra la questione ambientale e il governo è fortissima, debba venire qua a Taranto a gestire uno stabilimento che è due volte e mezza a Taranto e dovrebbe andare a mettere a posto uno stabilimento che dal punto di vista ambientale, come dire, ai minimi termini, partendo dal fatto che poi i danni non li ha fatto manco lui. Cioè io non capisco perché questo si dovrebbe buttare in un'avventura rimettendoci i soldi, non ci credo. Questo, come ho detto prima, non è certo, non sarà certo un volontario. Qua nessuno fa niente per niente, il problema è un altro. Loro giocano sulla disperazione delle persone e giocano su un fatto. Questa azienda purtroppo sul territorio tarantino oggi è quella che produce il 70% del PIL. E quindi, come si dice a Taranto, o lavori qua all'Ilva o rischi di essere disoccupato. E loro sfruttano esattamente questo. Ecco perché noi abbiamo chiesto al governo, anche rispetto a quello che è accaduto negli ultimi 50 anni a Taranto, di varare un decreto per Taranto. Un decreto che prevede una legge speciale ad hoc, una legge speciale per i dipendenti, quindi che accompagni i dipendenti alla pensione, ma che permetta soprattutto a noi di poter sperare in un futuro diverso per i nostri figli, che non devono essere costretti a scegliere fra andar via da Taranto oppure lavorare all'Ilva in queste condizioni. Sergio Bellavita, componente dell'esecutivo nazionale USB, il diritto alla salute innanzitutto, diritto alla salute per i lavoratori, inteso questo diritto anche come sicurezza sul posto di lavoro, l'USB dice no alle logiche in base alle quali in virtù e in nome della produzione si può sacrificare tutto, anche i diritti costituzionalmente garantiti. Sì, è scandaloso e inaccettabile che ancora una volta per la produzione si debba sacrificare il diritto minimo, che è quello della salute di chi lavora, ma anche la salute delle popolazioni, perché qui la sicurezza ha un valore più ampio di quello, dice, quello che riguarda il lavoro direttamente nello stabilimento, nel senso che c'è una questione territoriale davvero, anzi un'emergenza territoriale che riguarda la salute dei cittadini, riguarda la salute dei lavoratori. Il decreto fa il colpo di spugna classico, e l'ennesimo, e assicura ai compratori l'impunità. Ecco, una posizione, quella dell'USB di quest'oggi, mi riferisco ovviamente allo sciopero, che va controcorrente, che va contro certe logiche di compromesso che purtroppo, al di là delle apparenze, riguardano altre sigle sindacali. Sì, è già accaduto a Piombino con l'acciaieria, con la svendita più che la vendita, dopo il fallimento Lucchini, a una multinazionale algerina di un fantomatico faccendiere che però non fa un centesimo di investimenti, i lavoratori hanno perso centinaia di euro al mese di retribuzioni, una parte loro in cassa integrazione, insomma un massacro sociale sottoscritto da FinFionWill, quindi la CGL e CISWIL. Abbiamo paura che, diciamo, che qualcuno pensi che tutto sommato, dopo che è stata fatta questa cura particolare a Piombino, si possa rifare anche in Italia. Beh, dopo aver ascoltato i vertici dirigenziali dell'USB, cerchiamo di tastare il polso dei lavoratori, che sono ovviamente i protagonisti di questa giornata di sciopero. Cerchiamo di comprendere le ragioni profonde che spingono, che hanno spinto i lavoratori anche a questo sacrificio, perché indubbiamente una giornata, rinunciare a una giornata di lavoro significa perdere circa 80 euro e di questi tempi 80 euro hanno il loro peso, ma la dignità e il diritto alla vita vale certamente molto di più di 80 euro. Siamo con un lavoratore, siamo con Alessio Peretto. Ecco, allora Alessio, un sacrificio, ripeto, che si può fare perché la vita vale più di ogni altra cosa. Questo sicuramente, però purtroppo inculcarlo agli operai non è molto facile. Purtroppo loro mettono sempre in primo piano, mi dispiace dirlo, ma la questione economica. Però la cosa che io dico sempre ai miei colleghi, il momento in cui si presenta un problema fisico di salute, secondo me il discorso economico svanisce
anche perché purtroppo quando ci si fa una radiografia, degli esami del sangue e poi si scoprono brutte sorprese e poi si piange. Bravissimo, perfettamente, anzi noi più di qualche volta ci sono stati degli operai che hanno avuto delle problematiche di salute che economicamente non riuscivano ad affrontare lunghi viaggi e siamo riusciti grazie a tutti gli operai a partecipare dando le ore di ferie in modo da dare la possibilità di poter partire. Innocente Lippolis, coordinatore USB Ilva. Beh, una giornata in cui si vuol evidenziare quanto accade dentro, quanto accade all'interno dello stabilimento, con il coraggio di difendere i propri diritti. Sì, lo sciopero di oggi in buona sostanza per evidenziare una serie di aspetti negativi che ancora continuiamo a vivere in fabbrica, per la quale non vengono evidenziati, anche perché quello che sentiamo sulle testate giornalistiche, nei media, tarantini, raccontano tutt'altro rispetto alle dinamiche che viviamo in fabbrica, perché a tutt'oggi ancora, dal 26 luglio 2012 al 26 luglio 2016, di tutto quello che hanno decantato, di 80% dell'AIA già eseguita, cosa noi non abbiamo visto nulla. Nei fatti strutturalmente l'Ilva non è cambiata in nulla, tant'è vero che la famosa copertura dei parchi, sono passati 4 anni, ma è una copertura che rimarrà fittizia a vita dal nostro punto di vista, non ci saranno soldi per garantire gli interventi strutturali. Perché come tutti sappiamo questo passaggio che loro dicono di privatizzazione è vuoto, perché i soldi saranno dalla Cassa Depositi e Prestiti, dal nostro saremo noi a pagarli in buona saremo sostanza. Saremo noi a pagare la prosecuzione lavorativa dell'Ilva, che nei fatti comunque continuerà a inquinare. Il paradosso è che noi oggi cosa rischiamo? Rischiamo a breve, con l'avvento di queste nuove cordate, di subire degli esuberi di certo, e rischiamo di perdere il posto di lavoro. Io personalmente, dopo 20 anni di aria a caldo, con tutto quello che si respira all'interno della fabbrica, non so da qui a 10 anni più avanti che cosa mi può succedere a livello sanitario, con tutto quello che sento dire. Nei fatti poi cosa c'è di preoccupante dal nostro punto di vista? Rischiamo di subire un esubero, andare fuori dalla fabbrica, non avere una legge che ci tutela in base a quello che abbiamo respirato, e paradossalmente lì dove avremo la possibilità di continuare a pagare le tasse, pagheremo le tasse e con quei soldi lo Stato garantirà a questa fabbrica la prosecuzione lavorativa e continuerà. Fino a quando però poi non sarà il mercato mondiale a bocciarla, a condannarla, perché poi alla fine, esatto, al di là delle vicende giudiziarie, al di là della questione Ilva chiude o non chiude, però poi si fanno i conti con le leggi del mercato. Fin quando poi, come hai detto tu benissimo, sarà il mercato a importi la fermata della fabbrica. Ecco perché noi non ci crediamo in queste soluzioni, ecco perché insistiamo ancora con il sentore della nazionalizzazione, perché è l'unico sentore che permette di essere a rosso al bilancio e garantire l'occupazione di tutti i lavoratori dell'Ilva di Taranto. Ecco, noi alla privatizzazione non ci crediamo, perché per noi è una privatizzazione fittizia gestita con i soldi dello Stato. Siamo con un altro dipendente Ilva. Lello, allora questa mattina si dice no a una giornata di lavoro per difendere il diritto alla vita, quei diritti del lavoratore che giacciono sulla carta e che quotidianamente vengono calpestati nello stabilimento. Sì, sono d'accordo con la tua domanda, proprio questo è il punto, di difendere i diritti di una città che ad oggi è martoriata sia per l'inquinamento sia per il lavoro che scarseggia. Noi cerchiamo, come USB, cerchiamo di portare questo messaggio all'interno della fabbrica, speriamo di avere quante più adesioni questa mattina. Vi state esponendo in prima persona, ovviamente. Noi ci esponiamo sempre in prima persona, anche perché denunciamo sempre tutti i giorni quello che accade in questo stabilimento. Però purtroppo c'è una parte di lavoratori che ancora non sono d'accordo con queste vicende, non si sa perché. Forse la paura è anche una mancanza di maturità, ma la mentalità bisogna farla crescere.
Senti, se si vuole il cambiamento si può fare, perché Taranto è una città che merita. Io non sono tarantino d'origine, però mi sento parte di questa città. Enzo Mercurio, RSU dell'USB all'interno dell'Ilva. È una domanda che sto ponendo ai vari componenti dell'USB, ai vari lavoratori che hanno deciso di scioperare. Ma è possibile che nel 2016 esista ancora un sistema schiavistico, esista ancora un sistema medievale in base al quale per la produzione tutto è consentito, in nome della produzione si può schiacciare innanzitutto il diritto alla salute? Beh, sono profondamente offeso dalle istituzioni, per primo per il governo che comunque ci sta mettendo in queste situazioni, perché chi ci dovrebbe garantire, che in questo momento dovrebbe essere il governo e dovrebbe garantire i primi diritti umani, ci sta mettendo proprio lui in queste condizioni. Quindi stiamo provando a dare un segnale, perché fino adesso il governo ha agito liberamente, con una tale rapidità che non ti dà neanche il tempo di reagire. Anche quindi, perché il governo a colpi di decreto cancella diritti che sono frutto di decenni di battaglie sindacali. Sì, ma con un tratto di penna, un click, si cancella il diritto alla vita, alla salute, alla dignità del lavoratore. Sì. Questo governo, guarda, si è arrivato proprio a una bassezza, perché comunque negare il diritto ai lavoratori di Taranto, ai cittadini di Taranto, cioè alla salute, all'ambiente e quant'altro, io non mi aspetterei mai da un governo come questo una rapidità per annientare proprio questi diritti che sono stati proprio calpestati. Noi stiamo cercando di darci un momento di dignità, per dire che anche noi siamo dei cittadini tanto quanto gli altri, paghiamo le tasse, paghiamo tutto, siamo dei lavoratori che comunque tentano di ribaltare un po' questo governo e farli mettere un po' di ordine su queste cose. Al di là della questione ambientale importantissima, c'è la questione della sicurezza sul posto di lavoro. Lo slogan di USB, come si vede in alcune, scritto sulle maglie rappresentative, c'è questo slogan: noi non dimentichiamo. È opportuno prevenire, perché poi si finisce col piangere il morto. Sì, purtroppo già all'interno del nostro gruppo stiamo piangendo tanto. Tutti i giorni vediamo, no? Più di qualcuno che ci dà la triste notizia che qualcuno magari si è ammalato, o il bambino ha bisogno di cure in particolare. O addirittura proprio episodi traumatici che comportano la morte immediata, istantanea sul posto di lavoro. Certo, la sicurezza sul lavoro ci cimentiamo tutti i giorni, combattiamo questo sistema che ormai da anni è stato abbandonato, questo tipo di sicurezza, proprio perché non ci sono soldi per spendere sugli impianti e mettere in sicurezza anche i lavoratori. Purtroppo stiamo in questa condizione e combattiamo tutti i giorni. Pierpaolo Corallo della segreteria regionale dell'USB, un corteo che ha un valore importante: coinvolgere l'attenzione sulle problematiche di Ilva e di Eni. Beh, non solo, è un problema serio per tutta la città di Taranto, per tutta la provincia ionica e oserei anche per la regione. Qui sono concentrate una serie di attività importanti per la regione, ci sono gli 11.800 lavoratori dell'Ilva, ci sono i lavoratori dell'Eni, sono due aziende che producono, ahi noi, non solo dei beni ma producono anche inquinamento. Oggi siamo qui per scioperare, per mettere l'attenzione sui problemi che riguardano Taranto. A pochi giorni, credo, dalla visita del Presidente del Consiglio, che verrà qui a inaugurare, credo, una parte del museo, e ahi noi non darà attenzione a quelli che sono i problemi reali della città, sia l'Ilva che l'Eni.
E il corteo partito questa mattina presto dalla portineria A dell'Ilva si è snodato lungo il percorso che ci ha portati dinanzi ad uno dei varchi dell'Eni. Come vedete Ilva ed Eni, due realtà industriali pesanti, e il corteo ha voluto dimostrare la sensibilità e l'attenzione di USB dinanzi appunto a questi due stabilimenti, proprio ad indicare che la tutela dei lavoratori, la salvaguardia della loro dignità non conosce, per così dire, colore di fabbrica. Con quale spirito, con quale animo stai vivendo questo corteo? Un po' di rassegnazione dopo tutti i decreti che sono stati fatti. La giunta comunale quello che fa è... È nullo. È nullo, è agli occhi di tutti. Quindi inesistente proprio. Non posso lodare qualcuno. Niente, andiamo avanti. Andiamo avanti, speriamo, non so, che chiudano subito le fonti inquinanti. Per la gente che vive a Taranto e per i bambini. Per il resto, attendiamo. Ilva ed Eni sono accomunate dalla stessa pericolosità inquinante. Ecco il motivo di questo corteo che parte da un punto dell'Ilva e arriva ad un altro dell'Eni. Purtroppo a Taranto è stata fatta la politica dell'inquinamento, quindi Ilva, Eni, Cementir... Non c'è speranza, bisognerà cambiare le teste alla giunta comunale e vedere cosa riescono a fare, perché poi a Roma si trovano sempre in toppi. E anche scavare nella coscienza dei cittadini per far sì che questa sensibilità cresca in ognuno di noi. Scavare nella coscienza dei cittadini, ma se i politici poi ti mettono i paletti non puoi fare più niente. Certo, quindi... A colpi di decreto è facile stravolgere l'esistente. Possono fare tutto, possiamo scendere quante persone vogliamo, anche se siamo sempre in pochi, ma alla fine comandano loro. Certo che una persona pensa, Taranto che ha questa enorme risorsa chiamata mare, poi si trova invasa dalla grande industria. Ci siamo mossi dall'Ilva, siamo arrivati ad uno dei varchi dell'Eni ed ecco alla mia sinistra la Cementir, un altro complesso industriale pesantemente inquinante. Guardate, c'è poco da dire, Taranto è stata stravolta, è stata violentata nella sua identità, nella sua natura, una natura marinara, una natura agricola, è stata trasformata in una realtà industriale fagocitata dai mostri dell'industria pesante e terribilmente inquinante. Uno pensa Ilva, Eni, Cementir, poi percorre alcuni chilometri e si trova lo splendido golfo di Taranto, la splendida Litorania. C'è tanto da pensare. A Taranto non c'è solo l'Ilva che inquina, ci sono altre realtà e giustamente USB ha voluto anche focalizzare l'attenzione sull'Eni. Siamo infatti dinanzi proprio all'ingresso, al varco principale, al varco 1 dell'Eni. Una manifestazione, una sosta simbolica qui dinanzi allo stabilimento. Sì, è giusto, è giusto. Quella prova che stiamo facendo, lo stiamo facendo vedere e basta. È giusto quello che dice la USB. È quella che vi ho detto anche voi, noi siamo proprio per questo qui avanti, vogliamo dimostrare che anche noi comunque non, come si dice, no? Siete interessati alle problematiche, alle sofferenze dell'Eni? Sì, sì, anche questo, sì. Una situazione che riguarda voi, i lavoratori, ma anche i cittadini, perché passare qui dinanzi, già nel passare si avverte un odore insopportabile. Sì, io lavoro all'Ilva, ho bambini anche io comunque, non è che... Però alla fine anche questo non viene detto che inquinano tutti, non solo lì. Lungo corteo abbiamo percorso alcuni chilometri
e proprio per significare che non ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, i diritti dei lavoratori devono esistere in tutti gli stabilimenti. Eni compresa, perché parliamo di Ilva ma c'è anche l'Eni. Certo, il diritto alla salute è fondamentale come lavoratore, come cittadino è fondamentale. Noi siamo i primi esposti all'inquinamento di queste industrie, sembra calate dall'alto, obbligati da 50 anni a avere queste industrie, e rimetterci la salute non ci va, e siamo contro, diciamo, a queste problematiche, che il governo non si prende le sue responsabilità. Chiediamo al governo di prendersi le sue responsabilità e di cominciare a lavorare su Taranto. Bene, siamo al momento delle conclusioni, dobbiamo un po' tracciare il bilancio di questa manifestazione. Abbiamo fatto anche un bel po' di chilometri a piedi dall'Ilva all'Eni. Rizzo, il bilancio finale. Per noi il bilancio è comunque positivo, perché abbiamo dimostrato per l'ennesima volta che siamo quel pezzo di anima vivente dei lavoratori all'interno dello stabilimento, che non accetta e cerca di reagire rispetto alle dinamiche che il governo sta portando avanti su Ilva di Taranto. Noi siamo soddisfattissimi di quello che abbiamo fatto e continuiamo a dire che siamo gli unici, e è rivolto a tutti questo, che quando parlano fanno i fatti, a differenza degli altri, perché qua tutti si lamentano, tutti parlano, ma nessuno fa nulla. Anche il fatto stesso di far comprendere che non è una questione con l'Ilva, è una questione con le realtà inquinanti di Taranto, e l'Eni lo è. Noi siamo lavoratori tarantini, noi nell'assemblea l'abbiamo spiegato bene. Essere tarantino non vuol dire che uno che abita a San Vito o a Pulsano o a Leporano. Noi siamo cittadini della stessa città e abbiamo tutti gli stessi problemi. I nostri figli nascono e crescono in questa città e hanno il diritto di non ammalarsi, così come i figli di coloro che abitano al quartiere Tamburi. Oggi qua ce ne sono tanti di lavoratori dei Tamburi. Quindi secondo noi basta con queste divisioni, Taranto è una, e noi dovremmo veramente avere la capacità di metterci insieme, non di continuare in questa frammentazione totale, se l'obiettivo è comune, cioè quello di avere una città che sia a misura d'uomo e i lavoratori che abbiano la garanzia di un posto di lavoro che non li metta in condizione di ammazzare gli altri e se stessi. Io a conclusione di questa giornata credo che di positivo c'è un fatto: c'è ancora gente come voi che non si fa mettere i piedi in testa, non accetta quello che sta, le decisioni che stanno prendendo sulla nostra pelle e su quella dei nostri figli. Io vi ringrazio, perché mettersi in gioco come stiamo facendo noi non è una cosa semplice. Voi avete visto l'indifferenza davanti alle ultime vite, voi avete vissuto le assemblee, tutti ci davano ragione rispetto ai temi che abbiamo trattato, però poi alla fine conviene a tutti abbassare la testa e entrare e far finta che nulla stia accadendo. Anche ieri abbiamo scoperto che un altro collega di 36 anni si è ammalato di tumore. Io credo che, in quanto organizzazione sindacale, chiedere di mettere fine a uno scempio che sta producendo morte e malattia a Taranto, mettere fine a quell'incertezza che stiamo vivendo oramai da 4 anni, e chiedere rispetto dei diritti democratici che la Costituzione, come dire, prevede, non sia un reato. Credo che dobbiamo essere fieri di noi stessi, perché ancora siamo un piccolo pezzo di stabilimento che continua a reagire e non rimane inerme. Quindi io vi ringrazio, vi abbraccio uno per uno e vi dico in italiano che ci avete le palle tutti quanti. Grazie. Adesso vi posso toccare. Emma, sì, ne stanno un calpevo. Adesso si può scavalcare, ragazzi. E concludiamo questa manifestazione con uno slogan dell'Eni che ci fa davvero ridere, anzi piangere. Come vedete, Eni, leggiamo, Eni è in prima linea nel contrastare i cambiamenti climatici.
la cultura dell'ambiente dal 1964 in Norvegia, ENI. Ma mi sembra davvero un'assurdità, una corbelleria, per usare un termine corretto, perché sinceramente l'ENI farebbe bene prima a preoccuparsi dell'inquinamento che produce a Taranto e poi al limite può avere la presunzione di voler contrastare i cambiamenti climatici. Bene, ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro una nuova parte di Polifemo.